Oh, e oggi sono con il mio amico Claudio Balderetti. Ciao a tutti. Perché tanti dicono Valderetti. Valderetti o Balderetti addirittura. Valderetti, c'è questo problema del cognome sbagliato. Anch'io, sì, sempre. Senti, amico mio, sai che noi ci conosciamo da tanto tempo? Sì, dai tempi del piano bar, del sottovoce. La palestra della nostra vita. Sì. Poi però i nostri, diciamo, percorsi sono un po' cambiati. Tu ultimamente hai abbracciato, guarda, voglio subito partire con una cosa. Sì. Tu hai abbracciato una cosa che ti sta rendendo più artista, me l'hai detto te. Ma guarda, oltre che mi sta rendendo più artista, mi sta rendendo più felice, proprio più libero, più, cioè è stata una scoperta, una cosa pazzesca. Io dico sempre che è la cosa più bella che ho fatto artisticamente parlando. E quindi, eppure ho fatto teatro, ho fatto l'artista di strada. Bello. Sono per strada e devo dire che questa cosa la devo molto a te. No, vabbè, non te l'ho detto per quello. No, no, però il genere ti ho imboccato, però poi la cosa di andare per strada, la prima in assoluto l'ho fatta insieme. Sì. Alla festa della musica del 21 giugno dell'anno scorso. Sì. Prima che io ho sempre avuto una passione per la canzone romana. Però mio padre diceva sempre che le canzoni romane le potevano cantare Claudio Villa, Del Monaco, no? E quindi io non mi sono mai azzardato, ho accompagnato cantanti, ho suonato canzoni romane, ma mai cantato. Poi grazie a Maurizio Reggi, lui è stato il primo che mi ha spronato un pochino a cantare le canzoni romane e mi diceva sciogliete, perché io sempre un po' teso. Prima sciogliere dovrebbe essere lui. Ho iniziato con lui e poi con te, quando ci siamo visti per quel progetto del Comune di Roma, e ho visto che la canzone romana si poteva fare anche in un altro modo ed essere bella lo stesso. L'ho incontrato, ma non mi ricordo quando, mi dicesti che parevo un Marlon Brando. Tu da caso, io mi sono, tu da caso. Caso, mi scontiamo, no, stiamo a sbagliare le parole però. No, allora famo questa qui, senti questa qui, senti, famo la seconda, no? Perché sennò. Quale? Oh, questa è buona la prima, noi mica la cancelliamo, lasciamo così. No, che ci frega! Perché penso dopo fa, puta caso, mi saltava solo un po' di puzza al naso, quante volte avresti chiuso pure da caso. Ma quel tempo ci credevo nell'amore. Questa è la prova che fa l'amore che m'ha fatto star con te. Mi so mangiato il fegato e quello che c'è intorno. Amore, 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 un corno. E con st'amore utopico sai che ci ho guadagnato, c'avevo un bel lavoro e mo mi sento un disgraziato. Vabbè dai, questa dai, la sapevo, giuro che la sapevo. Senti, e quindi hai cominciato a fare questa cosa in giro? Ho cominciato con voi in quell'occasione e lì mi sono accorto che la gente impazzisce per le canzoni romane, impazzisce per la musica fatta per strada. Rievoca ricordi, suscita emozioni, insomma. Sì, e quindi lì mi è scattata questa voglia di riportare la canzone romana per le strade come si faceva una volta, tutti cantavano mentre lavoravano, certo. Mentre lo stesso Lando Fiorini è stato scoperto così mentre caricava i sacchi, no, ai mercati generali, e allora ho detto vabbè, ci provo, anche con un po' di paura, no? Perché era una cosa nuova, perché io ho sempre stato pianista poi. Anche se posso dirti una cosa, siccome questa cosa dell'arte di strada, io è una cosa che sto un po' abbracciando anch'io da un po' di tempo, e mi sono accorto che in Italia la prima cosa da vincere è quel modo, quel pensiero un po' bigotto per il quale se tu canti per strada stai a chiedere l'elemosina, e non è così. Infatti la cultura dell'Europa settentrionale, dove l'artista di strada c'è gente forte, c'è gente anche abbastanza, dimostra che invece non è così. Poi tra l'altro, adesso sarò brevissimo, ma tra l'altro proprio a Roma cantare le canzoni romane ha anche un senso, perché spesso gli artisti di strada, con tutto il rispetto, cantano sempre a fare Bob Dylan in inglese, sì, sì. Mentre invece insomma trovarsi davanti a determinati scenari e fare certe canzoni è l'uomo che ti racconto una cosa. Non di troppo, se no fanno pure là. No, ti racconto una cosa così. Quando ho suonato a Tolfarte sono arrivato e c'erano tutti i gruppi, tutti gli artisti di strada, chi faceva rock, chi faceva jazz, chi faceva fusion, chi faceva heavy metal, no?
E io un po' mi sono vergognato, di nuovo quando comincio con lo stornello romano, che la canzone mi prenderanno tutti in giro. No, no. Beh, ci sono i video su Facebook che stavano tutti a... cioè, ha fatto ballare tutti. Cioè, quindi questa cosa è una cosa che ti sta dando molta soddisfazione. Sì, tantissimo. Poi ormai, insomma, Tolfa mi è diventata di casa, mi è diventata di casa Trevignano. Allora, questo è un altro grande progetto. E poi lo faccio con la mia compagna, che infatti, quindi mi diverto. Silvietta. Grande Silvia, grande che Silvia, ci divertiamo da sorriso, morire. Con il sorriso contagioso. Senti, però siccome questa adesso è un'altra, diciamo, strada che stai prendendo, però tu sei comunque un attore di colonne sonore, sì, lavori molto in studio, cosa bolle in pentola? Adesso ho un cortometraggio per la Regione Lazio, poi forse se tutto ritorna, perché purtroppo con questo coronavirus ci ha un po' tagliato le gambe, però se tutto va bene abbiamo 21 puntate con la Rai, e sempre io faccio le musiche, insomma, chiaramente, e qualche pubblicità, insomma, no. Sì, perché poi non va dimenticato una cosa, che lui si sta dilettando con la chitarra, sì, per essere sì, e che pianista. Ho studiato orchestrazione. Ascolta una cosa, tra le varie canzoni, perché un giorno sono andato a trovarlo a Trevignano, sì, spesso sento fa quella... là sotto l'arbedì e lungo te vede le coppie vileno, gli schiaffi voleno, si nunzia pratico, le regge moccoli, per lungo te vede, non c'è passare. Allora, in questo incontro il più grande spot che stiamo facendo a questa rubrica che oramai conoscete e che stanno a scrivere i telefoni, se siamo scorsi, sì, quindi questa è la questa prova è che quando che dico che buona tutto... la prima, buona la prima, perché sennò è finito, adesso chiudevamo o rifacevamo, invece no. Sì, no. Senti, tu vivi a Ostia, sì, ma nasci a Roma o... Sì, nasco a Roma, a Quarticciolo. Un po' sorridente, dove negli anni 70 te levavano, sì, pure le mutande. Beh, poi, parti, negli anni, cioè, nel 71 sono arrivato qua, dove le mutande proprio non... cioè, proprio... Era, però è bello, questa, però è bello sentire il profumo del mare già ad aprile, dai. Sì. No, Roma è Ostia è fantastica, abbiamo una pineta bellissima, abbiamo il mare. Beh, io oggi venendo qui, perché oggi guarda, sono... Guarda che parco che c'è, no, qui. Ma no, difatti, ma io adesso hanno fatto il lungo mare, che purtroppo è il mio amante dell'estate, soltanto il fatto che non ci siano più gli ombrelloni già mi fa star male. Però insomma, ecco, c'è un'atmosfera da mare estiva. Sì, è sempre, quindi, sì, insomma... c'è sempre quest'aria estiva, anche d'inverno, no? Perché la gente va al mare anche d'inverno, si fanno le passeggiate, deve leggere un libro. Io con Silvia spesso andiamo con due seggioletti come i vecchietti, no? No, siete bellissimi. Però bellissimo. Andiamo lì e ci leggiamo un libro, senti il mare, magari a volte rimaniamo fino alla cena, ci mangiamo un pezzo di pizza, sempre lì con sto mare davanti, proprio è bellissimo. È bello, sì. Senti, mi devi chiudere questo nostro incontro con un pensiero positivo per il futuro. Ma guarda, io sono sempre molto positivo, io penso che andrà tutto bene, ma non è una frase fatta, no. Penso che tutto questo ci faccia trovare nuove strade, nuovi modi di reinventarci, e poi, ecco, vedi, anche l'andare a suonare per strada, bisogna sempre rinnovarsi, tu sei un maestro in questo, l'arte di rinnovarsi. L'ho promesso, perché piano piano questa cosa la sto svelando, io l'ho promesso durante il blocco che avrei fatto di tutto per di continuare a fare questo lavoro, e quindi sto abbracciando anche un po' questa cosa appunto dell'arte di strada, che poi non mi toglie il gusto di continuare a fare i miei spettacoli in teatro, anche certo, perché io essendomi facendo solo teatro, nel momento in cui è successo quello che è successo mi sono riavvicinato, ho provato a riandare nei locali. Quando mi hanno visto quello che offrivano nei locali, ho detto bene, allora vado a suonare dove dico. Ma io, guarda che anch'io locali ne faccio pochissimi. Adesso ho questa cosa
cerchiamo. Dai, sono contento perché ripeto, in questo momento abbiamo tutti quanti delle difficoltà, però c'è un fermento di cose nuove. Sì. Perché secondo me adesso non voglio esagerare perché sarebbe anche una mancanza di rispetto verso chi la guerra l'ha veramente vissuta, ma questo è stato un piccolo, sarà un piccolo dopoguerra. E come nel dopoguerra la fantasia, le idee, l'estero trovano, vincerà sì, su. Trovano terreno fermo. Senti Claudio, io vorrei andare avanti con te, vorrei continuare a suonare, però questa è una, sì, un format che dura, c'è cioè una certa durata, sì, più o meno oramai a occhio so quanto deve durare, e ti ricordo che spesso io penso al fatto che prima o poi ci ritroveremo su qualche strada a cantare e suonare insieme. Sì. Io grazie, ti ringrazio, no, sono io che ti ringrazio, anche perché questo è diventato un format che ospita tutti i personaggi importanti, io ho visto e tutti i grandi nomi, sono onorato di essere qui con te. Grazie. Mio. Grazie, grazie. Grazie. Ciao a tutti.